Eccoci con Coach Martelossi. Allora, si è conclusa ancora una volta l'avventura degli Stinks agli ottavi di finale playoff. Tracciamo un po' un bilancio di questa stagione, Coach. Ma partendo dagli ultimi momenti che abbiamo vissuto, è chiaro che la legge sportiva del playoff ti induce ad avere rammarico, perché a meno che tu non sia la squadra vincente la quinta partita, quindi da all-in, in qualsiasi caso, ovviamente tu commenti dopo una sconfitta e quindi un po' di rammarico c'è. Un po' di rammarico c'è perché comunque secondo me avevamo la testa giusta per centrare questa vittoria. Però paradossalmente io credo che si sia ribaltato un po' il concetto di tranquillità da parte nostra, non avere nulla da perdere, soprattutto dopo il 2-0, a una sorta di pressione che ci siamo messi forse addosso. Inopinatamente, chiaramente anche corroborato dall'ambiente, che è un ambiente assolutamente stato eccezionale per qualche giorno, con un seguito ottimo, e quindi ci siamo sentiti quasi in obbligo di vincere questa partita, e questa situazione direi che chiaramente ha creato un po' di ansia che si è vista in alcuni elementi in particolare, ma insomma poi dopo ovviamente si è perpetrata anche nell'ambito della squadra. Se aggiungiamo che loro hanno fatto un'ottima partita soprattutto il primo tempo, a livello di percentuale tiro a 3 punti, è chiaro che il bilanciamento sta tutto lì. E quindi il rammarico è grosso, soprattutto per aver perso alcune occasioni che avevamo eccellentemente preparato nel corso delle 5 gare, quindi il lavoro di difesa sui tagli loro e il lavoro a rimbalzo. Loro nell'ultimo quarto sono stati bravi e anche un po' fortunati, mi sento di dire. Mi ricordo qualche tiro al 24esimo secondo, qualche rimbalzo caduto un po' in mano, un po' ingenuamente perso da parte nostra. Quindi storicamente le squadre più tenaci, più attente, più vispe vengono premiate da questo punto di vista. Quindi questa è un po' l'analisi della parte finale. Quanto riguarda il discorso globale, insomma, partendo dall'inizio, sapevamo di avere una squadra nuova che si doveva amalgamare, e sapevamo che l'input della società era quello di raggiungere i playoff, e poi con il passare del tempo cercare di evitare un po' l'ottavo posto e poi provare a lottare per il passaggio del turno. Ecco, questo era un po', quindi sentiamo di aver dato quello che ci è stato richiesto, però siamo sportivi e ci mettiamo il cuore, l'anima e il rammarico per questo passettino che avrebbe reso ancora più indimenticabile questa stagione, resta in tutto. E, tornando un attimo alla gara 5, tu in conferenza stampa, se non ricordo male, hai parlato di soprattutto della questione dal punto di vista tecnico dei rimbalzi e delle palle vaganti. Sei ancora di questa idea, no? Che la partita sia un po' risolta lì? Sì, infatti l'ho detto poc'anzi. Pensate che io non ho nemmeno guardato le statistiche, vado intuito, io credo che avremmo preso più rimbalzi di loro, ma sì, la qualità, quello che conta è la qualità della situazione. La situazione dice che loro nell'ultimo quarto ci hanno toccato dei palloni e li hanno resi vaganti a volte, arrivando prima di noi, per questo motivo qui, e quindi questo rende qualità. Un esempio che ho fatto, purtroppo, fatto i miei giocatori prima della partita. Abbiamo visto quasi tutti insieme la partita di Biella Verona, e anche in quel caso lì Biella aveva preso un sacco di rimbalzi offensivi anche nell'ultimo quarto sul più uno, ma non aveva mai capitalizzato. Sono state 3-4 azioni sotto il canestro di Verona senza capitalizzare. Quindi quel più uno poi è diventato rapidamente un meno 5, grazie alla bravura di Verona. Da noi è capitata la situazione opposta, che loro sono stati un paio di volte sotto il nostro canestro e noi non abbiamo capitalizzato il nostro rimbalzo e la palla è andata a mano a loro e che hanno capitalizzato subito con un canestro. Questa è una grandissima differenza. Onore davvero bisogna anche dire, per secondo me, la nostra valore è stata quella di essere lì in maniera costante in questa serie, nell'attenzione in queste due particolari qui, perché forse voi non ve ne siete accorti,
abbastanza, però la loro bravura sui tagli, la loro bravura sui rimbalzi offensivi è clamorosa. Queste due squadre qui, Biella e Tortona, hanno costruito il dominio nell'altro girone prima di tutto su questo aspetto qua, rimbalzi offensivi in particolare. Noi nel nostro girone non abbiamo mai avuto una squadra così predominante, forse Treviso un po', tanto è vero che noi, se non erro, tu che sei esperto in statistiche, Leo, siamo stati una delle migliori dei rimbalzi offensivi anche nel nostro girone, forse tra, secondo. Tra le prime tre. Però non ci si accorge, cioè, nel senso, se loro fanno questo lavoro con una fame, una cattiveria, una determinazione più alta rispetto alla norma. Quindi averli contenuti nell'ambito delle cinque partite, aver vinto spesso le battaglie a rimbalzi, ci dà soddisfazione, però l'indole è che è mancata la situazione importante e determinante. Ti faccio per la prima volta, credo, in quest'anno una domanda 100% personale, ti chiedo da luglio, giugno a oggi, che opinione hai delle condizioni di lavoro in cui hai lavorato, se sei soddisfatto dal fatto della costruzione della squadra, la fiducia che hai percepito nell'ambiente, a tutto, insomma, non intendo la logistica di vita professionale, intendo proprio tutto quello che è il tuo lavoro a 360 gradi. Allora, per quanto riguarda la costruzione della squadra, insomma, quest'anno siamo partiti con delle idee diverse iniziali, abbiamo cercato di organizzarla con Gabriele e Adriano Negri. Diciamo che in linea di massima abbiamo centrato diversi degli obiettivi che ci eravamo posti, non tutti perché per regole di mercato, insomma, ecco, quindi purtroppo qualche falla l'abbiamo avuta. E dopodiché, insomma, il resto della costruzione magari è stato concepito, insomma, con scambio di idee, insomma, ecco, secondo me è chiaro che l'ossatura giusta c'è stata, ecco, poi dopodiché, e credo che sia anche testimoniato da alcune situazioni anche di rendimento che sono state interessanti nel corso della stagione, insomma, poi dopo la, come dire, la perfezione assoluta, la concordia assoluta magari non l'abbiamo raggiunta, e questo è molto delicato in questi frangenti qui, perché basta poco per cambiare l'inerzia e cambiare la chimica nella costruzione di squadra. Secondo me questa squadra aveva una chimica molto buona da un punto di vista personale, ne ho avuto la percezione anche in questi giorni in cui siamo stati ancora di più a contatto con i ragazzi anche fuori dal campo, facendo un po' di periodi di ritiro, e loro sono assolutamente molto affiatati e possiamo dire perfettibile da un punto di vista viceversa tecnico, perché evidentemente ci sono state delle zone d'ombra per cui alcune volte le personalità di qualcuno ha offuscato quelle di qualcun altro, e quindi tanto è vero che sono state poche le partite dove siamo riusciti a dire possiamo aver reso tutti al meglio singolarmente in questa gara qui. Magari abbiamo avuto una volta predominanza di esterni, una volta predominanza dei lunghi, una volta di qualche lungo, una volta di qualche esterno. Quindi questo è il senso di incompiutezza che probabilmente, ecco, avremmo sperato di continuare ancora a giocare altre partite per verificare ancora di più questo testo. E quindi questo, insomma, ecco, una considerazione, diciamo, generale su una costruzione della squadra che poi si è rivelata eccellente dal punto di vista dell'etica del lavoro, pur dovendo far fronte a situazioni caratteriali non semplici, completamente diverse, insomma, ecco, che va dalla personalità di alcuni giocatori, come possono essere i giocatori più esperti come Giachetti, e i giocatori più esuberanti come Amici, all'adattabilità al campionato italiano di Daniels, insomma, perché si è tanto parlato di Daniels da un punto di vista tecnico, però secondo me, anzi con certezza posso dire che prima ancora che gli aspetti tecnici ci sono stati problemi ambientali per lui, l'adattamento a determinate situazioni non è avvenuto nei tempi previsti, nei tempi sperati, e tuttora, insomma, è anche un divago sotto questo punto di vista. Quindi
però l'aspetto tecnico è assolutamente secondario, in questo senso, purtroppo a volte un termo all'auto sotto questo punto di vista. E per completare la tua domanda, mi sembra... È complesso? No, allora, intanto ripartiamo dal discorso che qui abbiamo terminato una stagione comunque con grande entusiasmo, con grande seguito, l'abbiamo percepito nell'ultima settimana tra le due partite in casa e questa trasferta qui, quindi questo necessariamente deve essere un punto di partenza, ma non si discute di questo. E quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio tutti quelli che ci hanno dimostrato il loro affetto. Io l'ho percepito anche camminando per strada negli ultimi 10 giorni, quante persone mi fermavano e chiedevano delle cose. Quindi ringrazio perché è stato un aiuto fortissimo e credo che sia un impegno ancora maggiore per tutti, per dare ancora più soddisfazione in futuro dalla società ai giocatori e allenatori. Al tempo stesso, con chiarezza, ma perché è una cosa che dissi già durante l'anno, mi è sembrato di percepire in itinere, in una situazione globale che potesse essere inteso a volte anche società e pubblico e gente che ci segue, come dire, un'esigenza, un'ansia da prestazione, uno snobismo forse un po' superiore alla media, nel senso di quella che era la realtà di Mantova, di quella che era la situazione attuale del momento, di quello che è il passato di Mantova. Ecco, io credo che a Mantova bisogna sempre pensare che ogni stagione di bel livello di divertimento è una stagione piacevole, una stagione diciamo regalata, e bisogna goderne, come dico sempre, bisogna più godere per le vittorie piuttosto che essere rammaricati per le sconfitte. Quindi questa è una sensazione che ho avuto, che in alcuni momenti ci fosse come dire, insoddisfazione oppure dare per scontato delle vittorie che scontate non sono in questo campionato e tantomeno lo erano state lo erano in questo periodo. Quindi forse è una situazione anche tipica di un ambiente che siamo stati abituati a stare abbastanza in alto, dove non c'è ancora una grandissima traduzione sportiva, cestistica, scusate. Ecco, però spero che questa esperienza diciamo finale, che ci ha unito ancora di più, possa essere ancora più coinvolgente per il futuro, evidentemente, perché senza unione di intenti di tutte le componenti è difficile essere veramente felici per una prestazione sportiva. Ecco, questa è una cosa cui credo. Devo essere anche altrettanto onesto con voi, visto che siete qua di fronte, ma non per piaggeria. A me sembra che il vostro lavoro di, come dire, di cronaca e di correttivo e anche di critica sia sempre stato molto, molto corretto, molto equilibrato. Vi ho sentiti sempre molto, molto vicini, molto equilibrati, anche nei momenti in cui poteva essere più facile spararci addosso piuttosto che il contrario. E questo è un segno importante di maturità, secondo me, da parte vostra, e quindi un segno importante per il futuro anche della Pallacanestro Mantova, perché contare su questo può essere solamente positivo per le costruzioni solide. Costruzioni solide che sono quelle più importanti. No, beh, qua ho il tuo personale, ma lo conosco da anni. Non era successo con Morea quando aveva perso 6 partite di fila. Nessuno si era mai sognato di lanciare ipotesi di esoneri o campagne di esoneri. Non è successo con te nelle prime 4. Quindi penso che sia abitudine, insomma. Infatti, la domanda che mi viene spontanea a chiederti è se questa pressione, che devo dire di autogenerata da soli, perché i tifosi non siamo a Bologna, noi, nostro piccolo, non incaseniamo troppo la situazione, cioè è stato il minimo comune denominatore negativo insieme all'anno scorso, intendo la stagione di Do, eccetera, e ti chiedo allo stesso tempo se c'è un minimo comune denominatore positivo invece, tra il tuo biennio, diciamo. Allora, intanto, adesso io ho fatto un riferimento specifico che non è detto neanche che sia un'analisi corretta, però mi è sembrato, e ho fatto un riferimento riguardo a quest'ultima partita. Noi, come squadra,
avessimo accumulato desiderio di giocarci questa finale, di entrare in campo, di spaccare il mondo, però anche un po' di tensione eccessiva, ma non è colpa di nessuno questo. Però sinceramente l'ho verificato in questa gara qui, non sostanzialmente mai nel corso di questo biennio, ecco, quindi devo dire che anche i ragazzi sono stati positivi e anche da parte della società non abbiamo mai avuto nessuna ingerenza, pressione. Cioè, poi dopodiché è chiaro che nel momento in cui magari perdi qualche partita in più del dovuto, ma è normale che ci sia un senso di dispiacere, di agitazione, oppure come è successo a noi, dopo di perdere diverse partite, alcune partite in fotocopia, è giusto l'analisi, è giusto, ma sapete, le cose che ha fatto la società nei miei confronti e io nei confronti della squadra, comunque la squadra prima di tutto le fa su se stessa, ecco, perché devo dire che sinceramente questo è un gruppo di persone che ci tiene, ci teneva, ci tiene ancora, secondo me ci tiene anche in buona parte a continuare a recitare da prima attori a Mantova. Io direi che concludo, poi penso che avremo magari ancora modo di parlare, perché poi insomma, faremo una piccola pausa, poi ci ritroveremo ancora, quindi ci sarà ancora magari una fase di fine stagione. E, al di là del discorso società, che ovviamente ringrazio per avermi messo in grado di poter lavorare con una squadra così, e quindi questo è già un primo passo, ma insomma mi piace parlare in privato, non per piaggeria su questo aspetto qua. Vorrei fare un ringraziamento molto importante a tutti quelli che hanno lavorato con la squadra, attorno alla squadra, adesso senza fare i nomi, ma insomma andiamo dallo staff medico, allo staff fisioterapico, agli assistenti e tutto, facendo un particolare applauso, più che altro perché è una novità, anche qui senza fare nomi, ma all'aspetto proprio medico e fisioterapico, perché per fortuna non abbiamo avuto grandissimi problemi, però sono stati risolti in tempo zero, con grandissima professionalità, i ragazzi sono sempre stati seguiti e vi assicuro che in questa stagione ho trovato un'organizzazione che non ha avuto molti pari anche nel mio passato, ecco, proprio come numero di persone, come bravura e non con la necessità di mettersi in mostra, ma con il desiderio di fare qualcosa di utile per la squadra e per Mantova, prima di tutto ancora, prima ancora che per il club. Quindi questo ci tenevo a sottolineare e ringraziare. Per quanto riguarda i giocatori, ovviamente non vorrei fare delle situazioni, delle considerazioni specifiche, però mi piace puntare un nome, che è Marco Timperi, su cui ne abbiamo investito, un ragazzo con cui ho avuto anche degli scontri, un ragazzo che ha sofferto molto, lavorato duro, non sempre ha capito qual era la strada giusta per crescere. Adesso secondo me è in una fase positiva e credo che tutto quello che avrà imparato, anche giocando poco quest'anno, possa metterlo in pratica. Questo è un esempio perché mi piace ricordare sempre in particolare questi giocatori qui, in questi frangenti, quelli che magari sono stati meno in campo, ma che però magari con fatica hanno capito piano piano il loro ruolo, hanno capito quello che potrà essere le porte per il futuro. Credo che si sia visto un pochettino anche questo progetto, impostato anche su Candussi nelle ultime partite, però ecco, ci tengo a sottolineare questo come emblema dei giocatori giovani, che in una squadra come questa certamente facevano più fatica per i motivi che sappiamo, insomma, per la qualità, la personalità di certi altri compagni e anche per il numero, e insieme a lui ovviamente tutti i ragazzi giovani che si sono allenati con grande costanza, con grande presenza, e quindi aiutando loro stessi nella loro crescita, ma aiutando molto noi nel miglioramento della squadra. Intanto buongiorno a tutti, cioè al termine di questa
fase playoff, se era appunto giusto fare un passaggio di chiusura, anche da un lato commentando la stagione in sé, dall'altro commentando quelle che sono un po' le nostre sensazioni rispetto al progetto societario, vista anche le dichiarazioni del nostro consigliere Berni. Quindi credo che sia opportuno fare una chiacchierata qui oggi. Intanto vorrei iniziare con un grande ringraziamento, perché noi siamo qui a commentare un paio d'anni, un ciclo diciamo di campionati in una serie come Goria 2, che è assolutamente difficile, competitiva e anche costosa. Non avremmo potuto farlo senza il sostegno dei nostri sponsor, quindi in primis il ringraziamento va agli sponsor di ogni ordine e grado che ci permettono di sviluppare questa attività. Anche qui non per piaggeria, ma è veramente un segno di stima e anche, se posso dire, di affetto all'amministrazione comunale, perché soprattutto in questo anno di passaggio in città è sempre stata al nostro fianco, in particolare gli assessori Nobis, l'assessore Murari e anche e soprattutto Mattia Palazzi, il nostro sindaco, che è anche uno dei nostri primi tifosi. Devo dire che in tutte le problematiche che hanno caratterizzato quest'anno, e vi garantisco che ce ne sono state diverse, è sempre stato in grado di intervenire e quindi di aiutarci a risolvere i problemi, rispetto ovviamente di quelle che sono le regole di gestione. Io vorrei chiudere questa annata sportiva però commentando proprio il grande senso di emozione, di gioia che credo abbia accompagnato questo finale di stagione, soprattutto il clima che si avvertiva all'interno del palazzo. Cioè, vorrei chiudere, non dico chiudere la stagione, ma insomma fare un commento in questo segno. Cioè, credo che gli Stings siano un po' entrati nella pelle del territorio, anche della città, se vogliamo anche grazie al passaggio in città, ma non solo, e credo che una partita nostra sia veramente un'esplosione di emozioni, di gioia, anche quando, se vuoi, perdiamo, nel senso che vedere le famiglie, vedere il tifo, insomma, credo che sia un fenomeno ormai molto cresciuto. Devo anche dire, come diceva anche il coach, che credo non sia banale portare 200 persone in un giorno lavorativo, ma 200 persone che hanno fatto un tifo d'inferno. Si parlava di essere nella curva dell'Olympiacos o squadre del genere. Credo che anche da quel punto di vista il tifo sia molto cresciuto e dal punto di vista del movimento abbia poche uguali. Quindi questo, secondo noi, è un aspetto importante, anche perché sia in casa che in trasferta ci siamo sentiti sempre sostenuti, amati, e quindi questo credo che sia un fenomeno che non può che farci piacere. Sulla situazione societaria, noi abbiamo programmato un ciclo di attività cercando di far crescere dei giovani, cercando di arrivare almeno ai playoff, e ce l'hanno detti, ma se riusciamo a passare un turno non sarebbe male, perché sarebbe comunque un miglioramento rispetto all'anno scorso. Il miglioramento c'è stato, perché credo che usciamo da una serie sicuramente con la mano meno male in bocca rispetto all'anno scorso, anche se con un pizzico di fortuna in più, un pizzico di determinazione in più nella serie, anche magari nella regular season, con una griglia di arrivo un po' più fortunata, forse avremmo potuto far meglio. Quindi questo è un po' il pizzico di rammarico che rimane, però lo sport credo che sia così. Cioè, tu puoi programmare, puoi mettere in campo, puoi mettere in pista dei budget, ma insomma il risultato è quello. Sulla situazione societaria, avrete letto, credo, la lettera di Berni, le sue dichiarazioni. Non credo che sia un fulmine al ciel sereno, perché è una situazione che viene dichiarata in società da anni. Noi abbiamo un progetto sportivo che è sostenuto da anni, in primis dalle aziende dei soci, che oggi concretizzano quasi quello che è il 15-20% di quello che è il nostro fabbisogno di sponsorizzazione. Un altro 25-30% arriva da quello che è una raccolta sulla piazza Mantovana, che voglio dire sta crescendo molto, perché rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un incremento di quasi il 40%. Il punto è che il restante arriva tutto da aziende nazionali, aziende non di Mantova,
che sono in primis state sollecitate grazie all'infaticabile opera del nostro consigliere Berni, ma sono appunto aziende nazionali che rispondono a logiche di marketing, sposano un progetto perché risponde alle loro esigenze di comunicazione, mettono dei soldi per un arco di temporale e poi guardano i risultati. I risultati sono positivi perché vedono noi come visibilità, come passaggi su Sky, come crescita del movimento, possiamo portare dei numeri importanti, ricordo anche l'aumento dei numeri del pubblico di quest'anno che è significativo, però ovviamente sono piani di marketing, quindi non durano all'infinito. Il problema è che questa copertura per gli anni prossimi, ma anche per l'anno prossimo, non è garantita. Quindi il punto che segnala Berni, ma che è un punto che in società ovviamente stiamo portando avanti, è questo: noi abbiamo bisogno di integrare e sostituire molto rapidamente queste risorse, perché sennò non riusciamo a dare copertura finanziaria al nostro progetto. Siccome la società nostra si è caratterizzata sempre per una certa politica di serietà nel portare avanti, nel senso che non vogliamo creare buchi, non vogliamo lasciare conti da pagare e quant'altro, è un ragionamento che vogliamo fare prima di iniziare una nuova stagione che ha dei costi che ahimè conosciamo e che sono significativi. Quindi la copertura economica è per noi imprescindibile, noi abbiamo il dovere anche come società di aprire tutte le valutazioni che si possono fare per cercare di avere una continuità della società e del progetto sportivo. Capiamo ovviamente quelle che sono le preoccupazioni della piazza, dei tifosi, perché è ovvio che arrivati a questo punto sarebbe molto, come posso dire, sarebbe molto problematico per noi abbandonare il progetto o metterlo in difficoltà, ma il dovere di un consiglio di amministrazione è proprio quello, cioè valutare gli scenari e cercare di mettere in pista quelle che sono delle misure correttive. Il messaggio nostro è un messaggio non di estrema negatività, ma anzi positività, cioè dire noi abbiamo portato fin qui avanti un progetto che riteniamo serio, affidabile e che sta producendo grandi frutti, vogliamo aprire questo progetto, abbiamo la necessità a questo punto di aprire il progetto a tutte le risorse economiche, soprattutto mantovane che volessero entrare in questa società, perché altrimenti non possiamo più garantire continuità al progetto. E i tempi sono molto stretti, quindi, e concludo, da qui a un mese e mezzo massimo, perché sapete che l'iscrizione è a luglio, noi dobbiamo aprire un dibattito interno e soprattutto dialogare con tutti i soggetti economici che volessero entrare in società e apportare un contributo, offrendo cosa? Un progetto serio, un progetto che non è solo mettere due soldi in beneficenza, passatemi il termine, ma entrare in un circuito di aziende, di network che sta veramente funzionando. Ricordo che l'esperienza di Mantova Sportnetto sta veramente portando i suoi frutti, quest'anno è stato un giro d'affari generato di oltre 1 milione di euro, quindi ripeto, un progetto serio per delle persone che vogliono veramente valutare la possibilità di entrare, di salire sul nostro carro e di portare avanti questo sogno, che è quello di concretizzare ancora di più il basket mantovano. Scusate la lunghezza, ma mi sembrava opportuno, diciamo, delineare alcune cose. Quindi da parte nostra estrema soddisfazione per quello che è stato l'anno, anche da un punto di vista del pubblico tifosi, però da ieri mattina lavoro ventre a terra, perché dobbiamo affrontare e risolvere alcuni problemi non banali. Non abbiamo ancora deciso niente, ma stiamo valutando alcune ipotesi. In tutto questo ci sono dei tempi tecnici? Assolutamente sì, perché noi già adesso dobbiamo preparare le carte per l'iscrizione al campionato e presentarle. L'atto finale, diciamo, è la presentazione della fiducia in Lega e dell'iscrizione, che è i primi di luglio, quindi non è che abbiamo tanto tempo per. Faccio una considerazione personale che penso che sia condivisa poi dagli addetti ai lavori e anche dai tifosi. L'impressione che si ha in questi 2 anni è che Mantova, per il bacino d'utenza che ha, per la storia che ha, abbia fatto forse di più di quanto ci si poteva aspettare, puntando sempre a raggiungere piazze come Treviso, la Fortitudo, che hanno risorse, che hanno budget stramaggiori rispetto alla dinamica.
non avrebbe più senso guardare a realtà più virtuose ma che condividono budget, bacino d'utenza e risorse come Mantova, tipo Tortona, Legnano, Treviglio, Ravenna, per impostare un progetto con una lenta crescita ma costante, diciamo? Assolutamente, però devo dire che questa ottica è già stata un po' sviluppata. Il problema qual è? Che non è che faccio il virtuoso e quindi risparmio il 60-70% del budget, perché ahimè una struttura che voglia fare un campionato professionistico come quello di A2 ha una struttura di costi minimi che è ormai inderogabile. Certo, puoi fare le cose affrontandole con un più diverso, puoi spendere meno, però il problema è che comunque costi e ricavi devono essere bilanciati, quindi più di tanto ritengo non si possa fare in ottica di risparmio complessivo. Sicuramente è un approccio che dobbiamo anche noi considerare, quello va da sé. E poi un'altra voce che girava negli ultimi giorni è l'interessamento di Modena nell'acquisto del titolo sportivo di Mantova. Ma è una delle ipotesi questa? Allora, questa è un'ipotesi che posso smentire, perché anche personalmente non sono informato e credo che siano solo rumors. Allo stato attuale, ripeto, noi non abbiamo nessuna trattativa per cessione del titolo, trasferimento, eccetera, perché non siamo neanche nelle condizioni di poterlo valutare seriamente, quindi non, è solo un rumor. Nel tuo discorso introduttivo, ma anche Berni, ha parlato sempre solo di iscrizione, praticamente, della difficoltà di iscriversi. Esiste, e se sì, in che percentuale, la possibilità che il problema sia eventualmente affrontare una stagione tipo Roseto, che comunque ci ricorda che budget e risultato sportivo poi non è che vanno sempre solo di pari passo. Sì, ma l'ho anticipato, cioè noi siamo abituati, cioè gli iscrizioni in sé non è che sia un problema, nel senso che il problema appunto è la copertura finanziaria di una stagione completa, perché poi sai, un conto iniziare quando è la copertura del 50% del budget, un conto iniziare quando è la copertura dell'80% e il resto in corso di stagione lo vai a completare. Noi purtroppo abbiamo una società che non ha risorse antiche, non ha la possibilità di dire benissimo faccio una stagione, vedi Fortitudo, faccio 3.000 abbonamenti e risolvo il problema. Noi gli incassi per esempio da noi rappresentano il 10% circa del volume totale, che è un po' poco rispetto ad altre piazze, ma è normale, è un ciclo che sta crescendo e anno dopo anno migliora, quindi è proprio un problema di approccio e di volontà anche di iniziare un campionato quando hai la copertura finanziaria. Lui ha parlato di 90% di possibilità di non iscriversi, la tua idea? Ma io non credo che tra l'altro sia, cioè non è, andiamo a punteggi come nelle scommesse, ripeto, non abbiamo preso decisioni e ci sono una serie di ipotesi ovviamente più positive dal punto di vista continuità e noi stiamo lavorando per questo. Però voglio dire, anche quella è una delle possibilità che nessuno di noi ovviamente si augura, però ripeto, i conti sono conti, qui dobbiamo effettivamente essere razionali nell'affrontare queste problematiche. Se devo io non ti do una percentuale, ma non credo che sia così negativo lo scenario, però ripeto, fra 7-10 giorni, 15-20 giorni ne riparleremo. Insomma. Mi viene in mente una domanda analoga che facevamo volte a Croce, perché era riferita alla squadra, e ci domandavamo come la squadra che aveva manifestato male gli stessi difetti per 30 giornate potesse poi in 5 risolverli e fare molto meglio. Cos'è che ti porta a essere così positivo e sperare che in 20 giorni si possa colmare anche... No, ma non vorrei dare un'impressione sbagliata, non sono positivo, cioè dico, non voglio essere esageratamente ottimista, cioè dico, noi le problematiche le abbiamo e non è che ovviamente le scopriamo oggi, perché come ho detto... Cioè, sono un paio d'anni che la situazione è nota. Quest'anno noi abbiamo fatto un lavoro direi abbastanza puntiglioso per andare a chiudere un bilancio in piccolo utile metti in pareggio, che vuol dire che in forma dignitosa abbiamo portato avanti una gestione. Però le problematiche le abbiamo, perché se viene a mancare una certa percentuale di sponsor per l'anno prossimo,
e questo è un dato che purtroppo già conosciamo. Cioè, noi, voglio dire, dobbiamo veramente valutare in forma razionale se copriremo o no questo fabbisogno, ovviamente alla luce di qualche risparmio che possiamo programmare. Però nessuno di noi in società si sente di affrontare una stagione nell'incertezza, perché sappiamo poi, appunto, come dicevi, che a fare dei disastri si fa anche la svelta. No, beh, per esempio, in realtà l'ho presa anche come quest'anno come esempio positivo. Come esempio positivo, però io cioè, citavo anche il budget e il risultato. Sì, sì, però dico, io cito anche gli altri esempi sì, negativi, no, in cui in corso d'anno si creano delle situazioni di deficit tale per cui dopo devi creare delle situazioni che dal punto di vista nostro è anche difficile gestire. Beh, allora posso spendere l'aggettivo fiducioso più che positivo? Fiducioso. Cos'è che... Io di carattere sono ottimista. No, ma infatti lo dicevo anche di carattere, di carattere sono ottimista, però. Cos'è che 20 giorni ti fa sperare che si possa trovare un gap che. No, ma ripeto, sono ottimista, quindi io quello, l'unica cosa che posso dire è che qui in società tutti i consiglieri e quelli che ci stanno vicino stiamo lavorando per, non da oggi, ma già da qualche tempo, per cercare di programmare la prossima stagione. Siccome però il senso del messaggio di oggi è, siccome non siamo sicuri di riuscire a completare questo percorso, e noi siamo qua a dire, attenzione, gli Sting sono un patrimonio ormai del tessuto cittadino, del tessuto provinciale, abbiamo bisogno che anche qualcuno entri in campo per dire, entro nel progetto, porto avanti questa bandiera, diciamo, perché crediamo che sia un progetto serio. Non possiamo garantire che tra qui a un mese ci sia l'iscrizione, possiamo garantire che da qui a un mese lavoreremo come dei matti per mettere in campo tutte quelle che sono le nostre risorse personali, di conoscenza, di lavoro, per cercare di colmare questa cosa. Non siamo da soli, abbiamo delle persone che per fortuna ci vogliono bene, abbiamo l'amministrazione che, come ho detto prima, ci ha sempre dato una mano, però voglio dire, i miracoli non li fa nessuno. Se la situazione è invariata tra 20 giorni, gli Stings potrebbero decidere di non iscriversi al campionato. È una possibilità reale. Quindi, cioè, voglio dire, dobbiamo veramente far di tutto per evitare questa situazione.